Allora, abbiamo fatto questa indagine commissionata dai Fratelli Navarra perché il restauro, la capacità di restauro dei nostri maestri italiani, eccetera, ha il valore dal nostro punto di vista che può avere la Ferrari, cioè a livello internazionale le capacità da questo punto di vista degli italiani sono universalmente riconosciute. Non c'è però, a nostro avviso, fuori dagli addetti ai lavori, e mi riferisco qui alla politica, non c'è dalla politica il percepito chiaro di quanto sia importante il bene culturale nel definire l'identità del nostro paese, nel bene e nel male. Non volevamo essere polemici ma propositivi con i Fratelli Navarra, e quindi si lega questo perché si lega alla serie di tavole rotonde promossa appunto dal nostro promotore? Perché investire sul restauro, investire su questi processi, investire sulla cultura è una cosa che poi ci ritorna in termini di percepito nazionale in modo straordinario. Più delle grandi opere, più delle autostrade, che anzi vengono spesso associate a cose, è la cultura che ci posizioni in alto nel percepito internazionale. Allora cosa abbiamo fatto? Dai 3-4 anni a questa parte abbiamo un database, siamo andati a vedere quali sono le opere di restauro che sono state fatte in Italia che sono piaciute di più. Il monitoraggio è su 100 testate internazionali di peso, New York Times, Der Spiegel, Tagesspiegel, Telegraph, Boston Globe, ci sono tutte le più importanti. Intanto, quali sono i paesi più attenti a questo settore? Quali mercati? Attentissimi i tedeschi, gli americani, i francesi, che si spartiscono, diciamo, le percentuali più importanti, cioè dove se ne parla di più, dove si osserva di più quello che fanno gli italiani. La Spagna, l'Austria, parliamo di un mercato occidentale, non abbiamo la Cina, l'India, eccetera, e l'Austria e la Gran Bretagna. Quindi una fortissima attenzione, il mercato è ripartito così. Quali sono, diciamo, per capirci, adesso non entriamo troppo nel tecnico, quali sono state le opere, diciamo così, dove è intervenuta la mano tecnica degli italiani più criticate in positivo della grande stampa internazionale? Questa è la classifica con la somma, una valutazione della somma degli articoli positivi. Abbiamo gli affreschi di Giotto a Assisi, Cappella Sistina, il Colosseo al terzo posto, il Cenacolo, dove però poi non è che si sia fatto granché, ma comunque quel poco che si fa ad alto tasso di visibilità, la Torre di Pisa, la Tribuna degli Uffizi, Valle dei Templi, ottava Matera, nona Venaria Reale e decimo Casa di Augusto. Se sei d'accordo, Marco, a bruciapelo chiederei alla dottoressa Capponi un commento a bruciapelo su questa classifica. Questa classifica, devo dire, inorgoglisce molto il nostro istituto, perché in realtà in questo elenco molti, anzi il primo è sicuramente nostro, il Colosseo è attualmente un cantiere seguito da me, il Cenacolo di Leonardo ci occupiamo attivamente dei problemi microclimatici, la Torre di Pisa è stata un cantiere affidato all'istituto proprio per le superfici. Quindi, che dire, spero che non ci siano tanti richiami ai recuperi del primitivo splendore che tanto ci affligge su tutte le testate. Mi sembrava giusto, non mi paga, cioè, non abbiamo rapporti, sia chiaro, nell'era dei conflitti di interesse, meglio precisare. Ecco alcune recensioni che abbiamo tirato fuori dal Telegraph. Al termine del restauro durato 3 anni, sugli affreschi danneggiati dal terremoto che ha colpito la città Roma sono state rinvenute le iniziali GB che si ritiene siano per Giotto e di Bondone. La ricerca potrebbe dire l'ultima parola su chi ha creato questa stupefacente opera, e tutto il pezzo è dedicato alla qualità del restauro. CBS News, che ha fatto anche diversi servizi di televisione sul Colosseo che riprende vita, che va avanti il percorso del Colosseo, la Valle dei Templi, dove di restaurato in realtà c'è stato poco, no dottoressa, solo qualche opera di mantenimento risulta, però ha da grande attenzionalità. Andiamo avanti, grazie a Diano. Venaria Reale,
Matera, che non a caso poi ha guadagnato la posizione che ha guadagnato sicuramente da tempo era sotto l'osservazione della stampa estera, la casa di Cesare Augusto, Die Welt, New York Times, insomma vedete l'impatto che ha. Andiamo avanti e veniamo, dottoressa Bolletti Buitoni, alle notte dolenti. Quali sono le notte dolenti? Intanto siamo andati a cercare i restauri, le opere di restauro più criticate. A perché chiaramente in questo percorso itinerante che faremo con i fratelli Navarra è ovvio che bisogna dirsi anche le cose che vanno e anche quelle che non vanno. B, perché il bene culturale italiano a livello internazionale è percepito come bene internazionale, non solo italiano, quindi quello che non viene fatto in Italia è percepito come un attentato, ovviamente a, tra virgolette, attentato ovviamente in questi tempi, a tutta l'umanità. E allora veniamo alle note critiche, ne abbiamo, che non sono, no, ecco, su dei restauri, critiche ai restauri non ne abbiamo trovate, proprio tecnicamente, cioè non ci sono grandi recensioni negative di come restaurano gli italiani, cioè ci sono critiche alla gestione che comprende magari anche il restauro, ma più una, e qui ce ne scende in campo la politica che poi avremo qui che potrà dire la sua, è più la gestione del, che gli italiani fanno, cioè dicono hanno i migliori tecnici, hanno le migliori capacità, hanno i migliori operatori del settore, perché, non fanno fruttare queste potenzialità. Pompei al primo posto, voi mi direte ancora Pompei, sì ancora Pompei, perché a febbraio c'è stato un crollo di casa Severus, se non vado errato, che a livello internazionale ha avuto un eco enorme, dicono come gli italiani ancora, il governo italiano non è riuscito, la regione, i carabinieri, insomma tutti quelli che stanno lavorando su Pompei a risolvere la questione di Pompei, ed è recente l'ondata peggia di Caserta, mantenimento, negozi, gente che ci vende dentro, tutte queste cose hanno una grande poi risonanza, una grande, è un problema, quindi la campagna, diciamo così, De Luca avrà che lavorare. Venezia, trainata dalla vicenda del Mose, quindi anche lì problemi di gestione, New York Times che su Venezia picchia tantissimo e dice miliardi al Mose, miliardi alle grandi opere, miliardi qua, miliardi di là, e la città non ci sono gli investimenti che andrebbero fatti, e quindi anche lì critiche di gestione. Mantova ancora poche settimane fa, Frankfurt Allgemeine dedicava forti critiche alla lentezza del recupero dei lavori di Mantova dopo il terremoto, e Centro dell'Aquila, che è ritenuto uno scandalo di proporzioni internazionali, nonostante che ci siano stati. Qui abbiamo vari, cioè, come vedete non sono sui restauri, sono per iniziare a ripulire, dopo gli scandali del Mose, bisogna di tutto quell'aiuto che può avere, dice New York Times, entra in giù, perché non viene fatto. Pompei, abbiamo detto, varie distruzioni, tra cui quella recente di febbraio, Reggia di Caserta, secondo Telegraph l'abbandono cronico in cui viene abbandonato, e questi sono tre esempi. Poi abbiamo Mantova, che è appunto la lentezza dei lavori, insomma varie osservazioni da questo punto di vista, ma non sono critiche ai tecnici italiani, sono critiche alla gestione, agli amministratori, alla fatica con cui fanno le istituzioni a salvaguardare tutto. Per chiudere queste osservazioni è che il brand Italia, il marchio Italia, come lo chiama il nostro Presidente del Consiglio, il nostro orgoglio è basato su questo. Si parla tanto di reputazione internazionale e la nostra reputazione regge tantissimo grazie comunque alla capacità che nel nostro paese c'è, tecnica di tenere belli i nostri monumenti, mantenerli vivi, eccetera. Cioè, quanto l'industria, quanto lo sport, per esempio, quanto è. Purtroppo in Italia non si rendono conto, non tanto la gente, forse sì, ma chi decide, il decisore politico istituzionale, di quanto è importante. Cioè, io quando sento taglia la cultura dico, ragazzi, non abbiamo capito niente. Grazie. Ma...
che una battuta di risposta del sottosegretario ci voglia, perché siamo percepiti anche appunto con questi difetti. Vediamo un attimo che cosa ne pensa.